Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao. Beh, mi sa che forse mi avete frainteso, oppure, assai più probabilmente, forse non ci siamo capiti. Io non vendo servizi editoriali. Io non ho mai avuto esperienze di lavoro nel mondo dell'editoria. Io non sono un editor. Poi detta brutalmente nei denti, se voi avete scritto qualcosa, a me un me ne può fregare di meno. Non chiedetemi pareri sui vostri scritti, non chiedetemi di editare niente delle vostre porcherie. A me mi piace la fantascienza e vado su Loomis, mi scarico secchiati di gigabyte di PDF, poi le sfoglio e leggo almeno, diciamo, i racconti più interessanti, che io giudico più interessanti. Quindi, nei vostri scritti, qualsiasi cosa sia, a me un me ne può fregare di meno. No, non posso consigliarvi nessun editor da contattare per farvi da tutor oppure aiutarvi a scrivere. Ecco, a me non me ne frega una cippa dei vostri problemi di scrittura creativa. Punto. Quello che vi posso dire è che io sono laureato in economia e non in lettere. Io mi sono approcciato al tema della scrittura creativa in modo autodidatta. Per questa ragione non mi sento titolato a chiedere denari a nessuno, spacciandomi per qualcosa che non sono. Ho creato un paio di playlist che poi ho trasformato in podcast per condividere un po' di passione, la mia passione sulla fantascienza, anche per leggere e scrivere racconti. Ecco, se non sapete nulla di scrittura creativa, potete attingere, perdono, alla playlist Introduzione alla scrittura creativa. Ecco, a mio avviso il corso basico vi introduce bene alla scrittura creativa, fornendovi strumenti ed un metodo che poi è quello che io uso per creare racconti. Il corso avanzato è interamente focalizzato sul reverse engineering della scrittura creativa dei grandi autori di fantascienza. Detta così sembra una supercazzola. Ecco, le due playlist, Introduzione alla scrittura creativa e Corso avanzato di scrittura creativa, esprimono quello che io ho imparato in modo autodidatta sulla scrittura creativa. Spero che i miei podcast vi possano essere utili. Se non conoscete nulla di scrittura creativa, partite dal corso basico. L'introduzione gratuita alla scrittura creativa. Poi opzionalmente potete passare alla playlist di corso avanzato sulla progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Oppure, ancora meglio, non perdere tempo ad ascoltare podcast altrui in YouTube, ma iniziate a leggere per conto vostro quello che vi piace. Ecco, se già conoscete la scrittura creativa ma vorreste migliorarvi, ecco, provate a partire dal corso basico sulla introduzione alla scrittura creativa e vedete se già sapete tutto o meno. Se già sapete tutto, potete passare alle playlist sul corso avanzato e vedere se ci sono podcast che vi possono interessare. Oppure, ancora meglio, non perdete tempo ad ascoltare podcast altrui in YouTube sulla scrittura creativa, ma iniziate a leggere per conto vostro quello che vi piace. Ho condiviso un po' della mia passione per la fantascienza con chi fosse interessato dal punto di vista della scrittura creativa, ma soprattutto sul mio blog ragiono continuamente di fantascienza, ormai da diversi anni. Punto. Sì, io penso che si possa imparare a scrivere meglio acquisendo strumenti di scrittura creativa. Sì, non si migliora la propria scrittura creativa ascoltando i podcast altrui in YouTube. Ma si migliora la propria scrittura creativa leggendo libri in italiano, oppure scaricando pulp mags in inglese e traducendole, editandole in racconti, creando un PDF per un proprio autoconsumo e non condividendolo. Sì, leggere in inglese un autore di fantascienza è più bello, a mio avviso, che leggerne una sua traduzione in italiano. Sì, tradurre un autore di fantascienza dall'inglese all'italiano ed editarne contestualmente il racconto, a mio avviso, è un'attività più istruttiva che stare ad ascoltare podcast altrui di scrittura creativa.
No, non si migliora la propria scrittura creativa ascoltando il podcast altrui in YouTube sulla scrittura creativa. No, non si migliora la propria scrittura creativa ascoltando audiolibri. Anche se ammetto che gli audiolibri sono un ottimo succedaneo alla lettura per chi non ha tempo di leggere. Ecco, ma tra ascoltare un audiolibro in italiano e approcciare a una lettura in inglese di un autore e poi tradurlo e eventualmente farne un editing, c'è la differenza come tra il giorno e la notte. No, io non penso di essere un bravo scrittore e nemmeno penso di diventare un Dick, Matheson, Asimov, Clark, eccetera. No, ve lo ripeto, non vendo servizi editoriali. No, non mi frega proprio niente dei vostri libri o racconti che avete scritto. Punto. Fine della discussione. Adesso mi sa che ci siamo capiti bene. Ciao.